Vorrei una volta tanto entrare nel vivo delle questioni che riguardano la gestione del nostro paese e dare un giudizio critico su ciò che sta accadendo. Vedete, in un flusso rettilineo che va da sinistra verso destra, c'è una logica, strutturazione, costruita sulla destra che fronteggi la sinistra. E il nostro mondo però oggi non è più a sviluppo rettilineo. Si sono immesse nel nostro percorso tutte direzioni trasversali, tanto da complicare l'andamento lineare. In parole povere, c'è la destra che fronteggia la sinistra, ma c'è l'alto che fronteggia il basso, c'è il davanti che fronteggia il dietro. In una situazione così complicata, legata al fatto che la nostra economia oramai non è più legata a ciò che accade nell'Italia o nelle vicinanze dell'Italia, ma in paesi lontanissimi da noi, che rispetto a noi sono trasversali, sono secondo direzioni perpendicolari alla nostra. Bene, in una situazione che comprende tutti i tipi di contrapposizione, ecco che la destra e la sinistra, l'alto e il basso, il davanti e indietro coalizzano tutto il contrasto tra una superficie esteriore e ciò che esiste in una centralità. È evidente che il contrasto su una sola linea di direzione, quando assume tutte e tre le linee di direzione, diventa un contrasto generalizzato tra l'esteriorità e il centro. Questo è ciò che sta accadendo dappertutto. L'economia, da una economia secondo un trend semplice, lineare, che aveva prima, si è complicata quando è divenuta mondiale, ossia ha interessato tutte le direzioni possibili e immaginabili. L'economia, quella che esiste oggi nel mondo, si esalta in una sola risultante, il contrasto tra l'esterno e il suo centro. Ora, il centro è quell'aspetto amministrativo che esiste normalmente laddove si tenti l'equilibrio nel tenere unite tutte le relazioni che esistono tra una destra e una sinistra, riferite al loro aspetto di mediazione. Quando questo centro deve rispondere in tutti i possibili versi ha soprattutto una difficoltà estrema legata a come è il centro e a come è la superficie esteriore. Il centro è conciso, ammassato, sintetico. La superficie esteriore
è espansa, assume tutte le possibili condizioni di esistenza, tali che se vogliono essere analizzate con competenza dalla funzione centrale, in Italia non lo debbono certamente essere come sono state condotte dal precedente governo dell'Italia. Un governo tanto convinto dell'intelligenza delle sue scelte da credere che quella sintesi di giudizio su ciò che fosse giusto fare potesse soddisfare anche quella condizione esteriore che non ha bisogno di sintesi, ma di una analisi talmente calata nel valore esplicativo di tutte le condizioni scelte come centro, però riferite alla soluzione dei problemi dell'esterno, ecco, questa sintesi c'è stata sotto il governo Renzi, ma in una forma che in sostanza è stata incapace dialetticamente di giungere a destinazione nei confronti dei diritti sacrosanti di tutte quante le periferie che quelle dell'Italia non sono in sostanza diverse dalle tutte periferie che esistono nel mondo. Ecco, il contrasto oggi tra destra e sinistra è stato sostituito dal naturale contrasto che esiste tra ciò che è centrifugo e ciò che è centripeto. Se le forze di centro desiderano veramente risolvere la questione dell'isolamento in cui sono state condotte oggi da una strategia sostanzialmente incapace, perché quando Renzi ha assunto tutte le sue decisioni, amici miei, le ha assunte, e io che non sono tanto propenso alla sua visione, le ha assunte cum grano salis, ossia secondo una logica di validità. Perché? Per questo, per dar lavoro a tutta la periferia occorre che coloro che al centro realizzano strutture che poi danno lavoro periferico abbiano condizioni di tale privilegio da essere facilitate nel loro compito di dar lavoro all'esteriorità. Quando questo centro, per andare incontro alle esigenze delle periferie, capiscono che le periferie diventano dall'accentrazione dei poteri che hanno il grado e la facoltà poi di dar lavoro alle periferie, scelgono di creare situazioni di privilegio per le aziende affinché prosperino in Italia e non dove possono oggi prosperare, come l'Embraco che se ne va a prosperare dove? Dove ha condizioni agevolate per il lavoro, per la sua sopravvivenza, per la sua iniziativa. Oggi siamo in questa situazione paradossale. I dipendenti dell'Embraco, i dipendenti della Honeywell si lamentano di questo lavoro che viene meno
e non capiscono che se viene meno è per delle condizioni offerte ai datori di lavoro qui in Italia che non sono privilegiate rispetto a come sono offerte in un altro centro. Come risolvi questa situazione? Imbraghi con le catene i datori di lavoro affinché restino in Italia e diano lavoro agli italiani? Con la forza? Oppure, come credeva Renzi, proponendo condizioni di favore alle aziende? Siete messi in difficoltà dal fatto che una volta che qui in Italia assumete un dipendente è come se lo sposaste senza un divorzio? Bene, articolo 18, con giusta causa o per la convenienza dell'azienda potete licenziare in Italia. Venite in Italia, perché se venite come lavoro in Italia potete licenziare i dipendenti in Italia se non fanno più l'interesse del gruppo. Ma vedete, quando chi decide una cosa di questo tipo non la spiega come è giusto poi ai dipendenti, affinché capiscono che il loro lavoro non dipende dalla violenza fatta a chi ti dà lavoro affinché resti in Italia, ma dalla convenienza, per cui chi opera per rendere conveniente alle aziende venire a lavorare in Italia fa il vantaggio dei lavoratori dell'Italia. Chi non lo capisce deve solo affrontare tutto un percorso di conoscenza che passerà attraverso ciò che sta per succedere in Italia. Coloro che credono che il centro non è stato sufficientemente attento alle questioni interessanti l'esterno, i dipendenti, bene, ora tocca a loro. Facciano secondo ciò che credono, siano messi alla prova. È tutto sommato come dice Renzi, quel tanto vituperato Renzi. Il nostro modello noi l'abbiamo proposto, certo non lo abbiamo rappresentato nel modo ideale che potesse essere capito, ma visto che non è stato capito da persone che ci devono battere il muso contro le difficoltà, bene, che ci battano il muso, provino a creare le condizioni in Italia tali per cui i lavoratori che devono sperare che esistano datori di lavoro in Italia pongano in atto condizioni tanto estreme perché ci sia il lavoro in Italia, provino. Vedete, però le cose in una situazione così complessa non sono più ormai lineari, sono complesse. Infatti, un modo reale esiste oggi per risolvere questa questione in un modo intelligente, seppure condotto da quella esteriorità di reazione alle scelte fatte dal centro, purché questa esteriorità faccia queste scelte. La prima: deve consentire a tutti gli italiani di poter immediatamente lavorare senza la necessità che per lavorare sia incrementato il lavoro, con il lavoro che c'è. E allora? Bene, le ore di lavoro che esistono in Italia per produrre il risultato del lavoro siano divise tra tutti gli italiani. Significa che gli italiani non debbono più lavorare 40 ore, ma 30? Bene, questo sia il principio.
E a questo punto, una volta che c'è il lavoro per tutti, quando c'è il lavoro che è stato diviso per tutti, si può allora sì dire reddito di cittadinanza, che favorisce te che non lavori a cercarti un lavoro che ti convenga. E io te lo propongo perché te l'ho messo lì sul piattello. Esso esiste, c'è già ora, non c'è bisogno che risulti da uno sviluppo, c'è già ora. Se oggi lavorano un certo numero di dipendenti lavorando 40 ore, possono lavorare tutti, purché tutti lavorino 30 ore. E allora ecco, io ti offro il lavoro, fino a che tu non entri in lavoro, e poi non ti do più il tuo reddito di cittadinanza, perché serviva solo a procurarti lavoro. In questo modo, ecco, è possibile che con la situazione che c'è ora, non con il tentativo di attrarre qui in Italia datori di lavoro che non ci sono, poggiandoci su ciò che abbiamo ora, quelle aziende che sono il 98% della forza lavoro in Italia, che sono i piccoli datori di lavoro. La forza lavoro in Italia non è organizzata, non è dipendente da quei gruppi che assumono milioni e migliaia di lavori, ma da quei piccoli gruppi che lavorano e hanno 10, 15, 20 dipendenti. Sono costoro coloro che hanno il lavoro oggi in Italia. Quell'interesse limitrofo che serve il vicino di casa, che serve le cose che sono legate al prossimo che abbiamo già ora, non alla Cina, non ai lati estremi del mondo, quel lavoro che c'è già ora per dare servizi agli italiani. Ebbene, che questi lavori risolvano la necessità di lavoro per tutti. Solo a queste condizioni, risolto il problema che stava a cuore a Renzi di attrarre potenzialità di lavoro grazie a condizioni favorevoli offerte ai datori di lavoro affinché venissero in Italia, che sono stati, secondo un'iniziativa che ha fatto il suo corso e non è stata capita. Ecco, facciamo ora l'esperienza opposta di gestire le cose in Italia con le risorse che già oggi abbiamo in Italia. Controlliamo ciò che accade a casa nostra, perché solo se siamo forti a casa nostra potremo poi realmente fronteggiare ciò che accade in tutto il mondo, una volta che noi non dipendiamo dal mondo.